Philips, società leader nel settore della luce, fornisce soluzioni complete per tutti i tipi di applicazioni. In quest'ottica, da qualche anno è partito un processo di acquisizioni per cercare sul mercato le eccellenze nel campo dell'illuminazione. Nello specifico, ILTI è la società acquisita dal gruppo in ambito museale. È stata una sfida e un privilegio quello di poter collaborare con lo studio Ferrara Palladino per una realizzazione come quella all'interno del Museo Poldi Pezzoli, un museo molto prestigioso e con una collezione ricchissima di capolavori. Per cui abbiamo cercato di elaborare al meglio quello che era il pensiero degli architetti e realizzarlo nella maniera migliore possibile per poter dare il maggior risalto a queste opere d'arte straordinarie. Poldi Pezzoli è il museo di Milano, nel centro della città, accanto alla Scala, a pochi passi dal Duomo, rappresenta davvero il cuore di questa meravigliosa città. Entrando in questi ambienti, il visitatore si sente preso in qualche modo per mano dal padrone di casa, che lo accompagna, gli fa scoprire i suoi capolavori. E sono i dipinti di Piero della Francesca, di Bellini, di Mantegna, montagne di gioielli, tappeti, vetri, mobili, arredi di vario tipo. Insomma, una vera casa museo. La sfida è dunque quella di mantenere l'aura, la qualità dell'accoglienza della casa e insieme di dare la possibilità di leggere in ogni particolare, in ogni dettaglio, la qualità dei grandi capolavori che questa casa museo del collezionista offre all'incontro dei visitatori. Quando l'azienda è nata, noi abbiamo sempre cercato delle soluzioni innovative e per noi il principale interlocutore è lo studio di progettazione, l'architetto, come anche in questo caso. L'architetto ci stimola, ci dà l'input, ci sfida e noi cerchiamo di trovare la soluzione migliore. Per capire meglio questa realizzazione, forse è il caso di tornare un po' indietro e riprendere l'evoluzione del progetto, che è la conseguenza di un concorso indetto dal Poldi Pezzoli per l'illuminazione delle sale del museo. L'idea originaria voleva evocare un oggetto familiare all'ambiente domestico e dall'altra parte
viceversa aveva in sé delle tecnologie più adeguate a quello che è la rispondere a delle esigenze tipicamente museali. La fase successiva del progetto è stata quella della realizzazione dei prototipi. Il prototipo doveva, per sua natura, reggere per un periodo comunque molto limitato. Viceversa, il museo ci ha chiesto di mantenere il prototipo più a lungo, diciamo fino a poco tempo fa. Questo ha fatto sì che molti visitatori potessero effettivamente valutare quella che era la differenza fra le due illuminazioni. Che è una cosa abbastanza curiosa, abbastanza strana, inusuale, ma che è servita a molti a capire quanto è importante l'illuminazione nella percezione dell'opera d'arte e quanto questa influenzi ognuno di noi nel proprio modo di leggere un dipinto, un'opera d'arte in generale. Ci troviamo di fronte a una casa museo, quindi occorreva dare un'impressione di un'illuminazione abbastanza uniforme, cioè del contenitore, senza estrarre in maniera eccessiva le opere. In secondo luogo abbiamo dovuto fare i conti con quello che è il colore delle pareti del fondo. Non è un colore acromatico, non è un bianco, non è un grigio, ma è un colore con una fortissima e dominante rossastra. Questo ci ha dirottati verso una soluzione di illuminazione a contenuto cromatico variabile. Quindi si trattava in sostanza di dare un colore apparente molto simile a quello di una sorgente a filamento, ma anche una resa di colore pariteticamente simile. Siccome c'è un contributo di luce indiretto che viene dalle pareti, era imprescindibile poter disporre di un sistema in grado di fare degli aggiustamenti. Questo per non avere degli spostamenti cromatici da quadro in quadro. Ci troviamo in presenza di arte antica, ci sono molti ori, colori molto saturi, e quindi questo sistema ci ha consentito anche di interpretare un tantino le singole opere. DUV 0006, illuminamento 102,31 lux, temperatura 2914 Kelvin, RA 96 e R9 92. Il proiettore è composto da una parte in alluminio e da un circuito con 12 LED suddivisi in tre gruppi. È possibile controllare con questa elettronica, studiata appositamente per questo progetto, l'intensità del flusso di ogni canale. È possibile variare il flusso e ottenere la migliore resa cromatica sulla pittura. Alcune di queste stanze sono dotate di apporto di luce naturale e ovviamente questo sposta il punto di colore sui quadri. Questo sistema di tuning ci consente anche di porre in essere degli aggiustamenti per compensare il contributo di luce naturale che viene dalle finestrature. Qui coesistono delle dominanti, delle saturazioni fortissime, per esempio sul rosso e sugli azzurri. Bene, noi siamo riusciti ad arrivare con i LED, ovviamente praticando un tuning, quindi un aggiustamento di quattro singoli canali, siamo riusciti ad avere le stesse identiche prestazioni cromatiche che si possono avere con una sorgente a filamento, con tutti i vantaggi che possono ovviamente derivare dall'uso dei LED in termini di consumo, di conservazione delle opere, perché i LED non emettono ultravioletti e non emettono raggi infrarossi, così come invece fanno le lampade a filamento. Si tratta ovviamente di una realizzazione che definirei sperimentale, perché non ce ne sono altre di questo tipo, pionieristica ma già affidabile da un punto di vista di performance. I due lampadari, se vogliamo così chiamarli, queste grandi sospensioni che abbiamo in questo salone, sono degli oggetti che, se da una parte vogliono evocare appunto la familiarità dell'oggetto domestico, dall'altra parte hanno in sé una tecnologia molto spinta e avanzata, non solo per la tecnologia LED che utilizzano, ma anche per il materiale con cui sono stati costruiti i bracci. Questi sono stati fatti in carbonio e
Questo per alleggerire enormemente la struttura e per riuscire a coprire delle distanze notevoli dalla sospensione fino al quadro con una estrema facilità. Nel caso delle opere tridimensionali, l'intento del progettista illuminotecnico è quello di poter arrivare con i contributi sul soggetto da più parti. Questo per poter creare le ombre, eventualmente mitigarle, al fine di creare quell'effetto di modellazione che poi dà la percezione reale, giusta dell'opera. Grande flessibilità geometrica, grande possibilità di variare i puntamenti e di poter giungere all'opera con direzioni diverse per dare appunto questa immagine vera, questa immagine fortemente scolpita degli oggetti tridimensionali. È il caso di questo Cristo, ma è il caso anche di altri soggetti che sono presenti nella Casa Museo. Una parte del progetto è completata e ne siamo decisamente soddisfatti. Una bell'aura, una bella percezione delle opere, però dobbiamo continuare. Abbiamo di fronte delle sale diverse, con cubature diverse, con oggetti di tipologie diverse, ma abbiamo anche un'equipe decisa a affrontare i problemi e fare in modo che tutto diventi omogeneo e che quindi la percezione del visitatore sia quella di ambienti simili tra loro. La luce diventerà l'elemento collegante, elegante, restitutivo dell'aura. Quindi sarà un progetto fatto ad hoc, proprio su misura per il Pol di Pezzoli e per tutti i visitatori.